Ciao a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com. Oggi, grazie all'ufficio stampa di HTC, abbiamo sul banco di prova HTC Chacha, uno dei due Facebook Phone di HTC, ovvero dotati di questo tasto particolare che permette di interagire rapidamente con il famoso social network. Andiamo a vedere subito come si presenta. Allora, molto particolare, diverso dagli altri HTC con Android a cui siamo abituati, perché si mostra subito sul fronte questa ampia tastiera QWERTY che in effetti in video fa sembrare il telefono molto largo, però quando lo si ha in mano il telefono è davvero maneggevole e la tastiera è comodissima. Andiamo a vedere quindi come è organizzato il telefono. Abbiamo questa tastiera, il tasto Facebook che dopo analizzeremo, tasto di apertura e chiusura chiamata, è abbastanza comodi ma potevano anche essere evitati per guadagnare spazio, i tasti touch di Android, lo schermo, fotocamera frontale VGA, sensori di prossimità e luminosità, lo speaker per le chiamate, su questo lato non abbiamo niente. Sopra abbiamo il jack, l'ingresso per il jack delle cuffie standard e il tasto di spegnimento e sblocco del dispositivo. Su questo lato abbiamo il bilanciere del volume e l'ingresso per la micro USB. Di sotto nulla. Di dietro invece abbiamo questo design, diciamo così, con questa fascia abbastanza carina, e i fori, vedete, per la soppressione dei rumori di fondo durante le chiamate, durante le registrazioni video. Poi abbiamo lo speaker principale, abbastanza potente, un audio abbastanza buono, e il flash LED per la fotocamera da 5 megapixel. Detto questo, andiamo a sbloccare il telefono. Come vedete, nonostante non abbiamo la Sense 3.0, bensì la 2.1, è comunque una versione modificata, la 2.1 per Messenger, che è ovvero dedicata ai Facebook Phone, e quindi abbiamo ugualmente lo sblocco con l'anello. L'interfaccia, come vedete, è ottimizzata per questo schermo posto in landscape, quindi non abbiamo la classica barra di sotto della Sense, bensì abbiamo questi due tasti per la personalizzazione e per accedere alla lista delle applicazioni. Tutto molto fluido nell'interfaccia, come potete vedere. Abbiamo anche il classico preview delle varie pagine, la tendina e così via. Quindi i classici widget di HTC come l'agenda, i controlli vari per il risparmio energetico, per la sincronizzazione e così via. Come potete vedere, le iconcine sono molto piccole, però diciamo questo è un bene perché ci permette, nonostante le dimensioni davvero ridotte dello schermo, di avere tutto, di poterne mettere abbastanza, un numero sufficiente. E anche i widget, se vedete, sono stati opportunamente ridisegnati. Questo widget è abbastanza fluido, diciamo. Quindi, complessivamente l'interfaccia è molto buona. E potete vedere, ad esempio, che i controlli, vedete, sono messi di lato, anche quando andiamo nell'orologio. Tutti i controlli che normalmente nella Sense sono qua sotto, sono stati posti lateralmente per sfruttare meglio l'orientamento dello schermo. E anche le applicazioni che andremo a lanciare, se lo supportano, riconosceranno lo schermo come landscape, il che ci permette di avere una visuale comunque abbastanza ottimizzata. Parliamo un attimo delle caratteristiche hardware. Allora, abbiamo un processore da 800 MHz che, come abbiamo visto, per l'uso normale, quindi internet, mail, fare foto, navigare così, si comporta benissimo il processore da 800 MHz. Soffre ovviamente nei giochi un
un po' più esosi in termini di risorse. Lo schermo è molto reattivo, ottimo touch, però è davvero piccolo, infatti è 2,6 pollici, però molto risoluto, infatti la risoluzione è 480x320. Dovete pensare che è la stessa risoluzione che ha l'HTC Salsa su uno schermo però da 3 pollici e 4, mentre qua sono 2,6. Quindi 2,6 contro 3,4, la medesima risoluzione rende lo schermo molto risoluto, infatti e si vedono molto bene i dettagli, cioè lo schermo è bello da vedere, peccato che sia davvero piccolo e sinceramente se vedete tutto questo spazio secondo me è stato utilizzato male, si sarebbe potuto fare uno schermo più grande e più piacevole da utilizzare in certe situazioni. E come memoria interna e RAM abbiamo 512 MB, quindi 512 RAM, 512 di memoria interna. E la RAM non manca mai, funziona tutto benissimo. E come abbiamo detto, abbiamo la Sense 2.1 modificata per il Facebook Phone. Il peso è di 120 grammi con la batteria inclusa. Come dimensioni abbiamo un'altezza di 114 mm con questa piccola curvatura, se vedete. Lo spessore è di 10,7 mm, mentre come larghezza siamo a 64,6 mm. Quindi comunque il telefono è molto compatto, visto che entra anche nella custodia di un, forzando un po', entra nella custodia di un vecchio Desire, quindi non è troppo largo come sembra. Detto questo, ovviamente i controlli la sono personalizzabili, e per me la nuova Sense la conosciamo, vedete, molto reattiva, appena tocco funziona tutto davvero bene. E la tastiera, ovviamente è una delle caratteristiche peculiari ed è una delle caratteristiche per cui io consiglio questo telefono, consiglio l'acquisto di questo telefono se vi interessa la QWERTY, perché è veramente fantastica. Funziona benissimo. E ora non vi faccio vedere, cioè se io inizio a scrivere subito mi va a cercare i contatti con quel numero, con quel nome, vedete qua c'è i numeretti, o quel nome, non lo faccio perché sennò spunterebbe il numero, e quindi questo è molto molto comodo. Possiamo anche andare a scrivere un messaggio e vi faccio vedere come si comporta la tastiera. Ora a me viene male perché ho la telecamera davanti. Però vi garantisco che si scrive. Vedete, si scrive veramente bene, se sentite. Anche il feedback dei tasti è molto, molto piacevole al tatto. E davvero soddisfatto. Anche lo spazio fra i tasti è poco, ma è sufficiente. Cioè, io non ho le dita particolarmente grosse. Ok, magari qualcuno ha le dita un po' più grosse potrebbe avere qualche problema. Però io ho trovato la tastiera veramente eccezionale. Anche migliore di quella che ho provato sul Desire Z, sinceramente. Nonostante quella sia ottima pure, per carità, però. Questa qua è molto comoda anche perché non dobbiamo aprire il telefono, cioè arriva un messaggio, lo prendo e subito scrivo in modo davvero rapido. Abbiamo i numeri in seconda funzione abbiamo anche delle cose comode, tipo la fotocamera, vedete, se io tengo FN, premo, mi si apre immediatamente la fotocamera. Quindi davvero, davvero buono da questo punto di vista. La tastiera ci permette di usufruire di una funzionalità aggiuntiva abbastanza simpatica, che è quella delle scorciatoie rapide, è configurabile dalle impostazioni e sono davvero molto comode. Praticamente tenendo premuto possiamo associare ad ogni tasto un'applicazione e poi lanciarla tenendo premuto il tasto cerca e il corrispettivo tasto. Ad esempio ho dato a P la guida TV programmi, no? Quindi tengo premuto questo, premo P. E mi si apre subito programmi TV.
Oppure premo questo e premo la F e mi si apre Friendcaster per seguire Facebook. Ed è veramente molto comodo, quindi si va ad aggiungere ai tasti FN tipo la fotocamera. Poi abbiamo questi tasti che, dato lo schermo molto piccolo, permettono di spostare il cursore quando si scrive o quando si è su internet e sono anche molto comodi. E tra l'altro ben distanziati, posti bene. Quindi, ripeto, tastiera ineccepibile. Parliamo ora del tasto Facebook, altra peculiarità di questo telefono. E il tasto Facebook cosa ci permette di fare? Se lo premiamo una volta possiamo mettere qualcosa in bacheca immediatamente, quindi aggiornare il nostro stato. Se lo teniamo premuto possiamo fare il check in un luogo vicino alla nostra posizione. Se lo premiamo all'interno di un'applicazione il cui contenuto è condivisibile, questo verrà condiviso, ci darà l'opportunità di condividerlo su social network. Quindi il tasto Facebook, diciamo, è contestuale all'applicazione in cui ci troviamo. Ad esempio, se siamo nella galleria, quindi prendiamo una foto a caso, se io premo il tasto Facebook, posso caricare immediatamente la foto su Facebook. Se vedete, il tasto Facebook comincia a pulsare quando il contenuto che sto visualizzando è condivisibile. Stessa cosa accade per le pagine internet, stessa cosa accade ad esempio se sto vedendo una news. Quindi prendiamo esempio HTC Blog, questa news, io sto leggendo la news. Se premo il tasto Facebook, no, non funziona. Sul Salsa funzionava. Potevo condividere le news dall'applicazione News. Questo è strano effettivamente, ma non funziona. No, ora funziona, ok. È stato un piccolo bug. Come vedete, sono entrato nella news, ho premuto il tasto Facebook che pulsava e posso condividerlo, cambiare immagine, scrivere qualcosa. Quindi funziona benissimo. Andiamo a vedere il comparto fotocamera e videocamera. Allora, le foto sono da 5 megapixel, abbastanza buone, ma niente di eccezionale. Secondo me, potrei dire una sciocchezza, ma il Salsa le faceva poco meglio. E magari mi smentiranno le caratteristiche tecniche e scoprirò che la fotocamera è la medesima. Eppure, io ho questa impressione, per carità, una cosa impercettibile, però mi sento di dirlo. E vi faccio notare che questo telefono è brandizzato TIM. La brandizzazione consiste nello splash screen all'avvio e in questa applicazione 187 e nella personalizzazione decisamente bruttina di delle icone principali, quindi fotocamera, contatti, internet. Però per il resto nulla di invasivo. Quindi, la fotocamera direi di non perderci tempo perché è la classica interfaccia della fotocamera di HTC. Premiamo e mettiamo a fuoco. Premendo menu abbiamo svariate opzioni, etichettatura geografica, la griglia e così via. Possiamo scegliere se attivare il flash o meno. E poi cosa abbiamo? Lo zoom. Ovviamente, possiamo fare uno scatto in diretta, quindi prendiamo. Vedete, lo scatto è rapidissimo. La foto è venuta un po' male comunque. E possiamo passare alla videocamera. Questa anche qui possiamo mettere a fuoco e zoomare durante la registrazione, il che è comodo. Faccio vedere che la risoluzione massima è 720x480, quindi niente HD. Però i video sono abbastanza discreti, anche perché possiamo usare il flash come torcia durante le registrazioni, quindi è abbastanza buono. Vi faccio vedere come scatta le foto. Quindi, questa è la foto che abbiamo appena scattato. È un po' lento, ho notato, a caricare
i dettagli quando zoomiamo, però vedete la foto è abbastanza risoluta. Qua vabbè ho un riflesso sfavorevole, quindi è venuto un po' brutto, però se vedete le scritte si leggono bene, quindi la foto complessivamente è buona, vedete? Questa foto all'aperto. C'è un po' di alone rosa, effettivamente, se guardate un po' le nuvole, le cose. Però a livello di... Vedete, lo zoom, pinch to zoom è molto preciso. E vedete, i dettagli comunque sono delle buone foto. E quindi condividerle poi su Facebook, vedete, sto vedendo la foto, premo il tasto Facebook, condivido subito. Condividiamo delle foto abbastanza buone su Facebook, vedete? Qua un dettaglio, questa qui. Come potete vedere, dopo che carica qualche istante, poi si vede tutto abbastanza bene. Quello che invece è strano, strano, cioè il comparto video, guardate, e se prendiamo un video fatto con questo telefono, ad esempio, il video si vede benissimo. Qui l'abbiamo registrato poco fa con questo telefono. Vedete, il video bilancia abbastanza bene la luce, anzi forse un po' troppo. Ho notato invece che questi video che vedete qua sopra sono stati registrati con l'HTC Sensation, quando ho messo la micro SD del Sensation qua dentro. E effettivamente non si vedono, si sente solo l'audio. Suppongo sia un problema di risoluzione dello schermo, però quindi i video a 1080p, almeno quelli registrati col Sensation, non si vedono, si sentono soltanto. E dovrei provare con dei video 1080p presi dal computer. Andiamo a parlare quindi di internet. Allora, comparto internet. Mi si apre sempre la pagina di Team, nonostante le impostazioni abbia scelto Google. Questo è abbastanza spiacevole, però tant'è. Quindi andiamo a vedere, ricordo che siamo connessi in Wi-Fi. Vedete, scrivere è veramente piacevole. In un attimo scriviamo un sito senza i problemi delle tastiere touch. Come vedete, una volta caricato il sito, e la navigazione è molto fluida, in questo caso abbiamo la versione mobile del sito e passiamo alla versione classica, la versione desktop. Devo dire che la navigazione internet, nonostante lo schermo piccolo e il telefono non molto potente, mi ha piacevolmente sorpreso. Guardate, lo zoom è veramente puntuale. E la fluidità dello scorrimento della pagina, vedete, è incredibile per il telefono che è. Secondo me anche merito del flash player alleggerito, diciamo, che c'è su questo telefono. Ora ve lo faccio notare quando andiamo su YouTube che non riusciamo a riprodurre il video nella finestrella, diciamo, dentro la pagina, ma ci si porta automaticamente in a schermo intero. E andiamo a vedere, ad esempio, guardate. Andiamo su YouTube. Facciamo cerca e cerchiamo, ovviamente c'è l'applicazione per YouTube che è sicuramente meglio. E voglio farvi vedere il flash player come si comporta. Quindi andiamo a cercare. La recensione del Salsa, ad esempio, per parlare di un altro Facebook font. Vedete, questa è la pagina. Se io premo il video, mi si apre automaticamente a schermo intero. E ho visto che succede sempre. E quindi non abbiamo la possibilità di cambiare la risoluzione. Quindi non posso farvi vedere come si comportano i video. Scusate. Vedete, l'audio è abbastanza, nonostante sia dietro lo speaker, è abbastanza potente. L'ho dovuto abbassare che dà anche fastidio.
e non gracchia. Quindi come audio veramente buono. Quindi dicevo, non posso farvi vedere la risoluzione 1080p, ma ha anche un senso che non la si possa impostare, perché ditemi voi che senso avrebbe vedere un video a 1080p su uno schermo così piccolo. Cioè non potremmo apprezzare la differenza, sarebbe solo un inutile spreco di banda e lentezza di caricamento, che invece qua sta caricando molto bene perché usa la risoluzione adatta allo schermo. Quindi, detto questo, cosa ci rimane da dire? Direi di fare un focus un attimo su applicazioni e giochi. Ecco, volevo fare vedere per quanto riguarda le applicazioni che raramente però può succedere questo, che se un'applicazione non è pensata per funzionare anche in landscape, vedete, siamo costretti a girare in questo modo il telefono perché così non funziona. E questo è un po' sgradevole per quelle poche applicazioni in cui succede, però devo dire che sono veramente rarissime. In genere tutte le applicazioni prevedono la possibilità che il telefono venga messo in landscape e quindi si adattano bene. E, come prestazioni, il processore di 800 MHz, abbiamo visto, quindi per fare foto, video, andare su internet, si comporta egregiamente. E, un po' meno se iniziamo a parlare di giochi, navigatori in 3D come Sigic e così via. Anche se non abbiamo troppe pretese, complessivamente non ci possiamo lamentare, cioè se prendiamo, che so, Angry Birds si riesce a giocare tranquillamente. Ovviamente lo schermo piccolo rende i giochi tutt'altro che piacevoli, perché ad esempio Angry Birds, se andiamo a fare i primi livelli, ovviamente non sono quattro cose precise e le facciamo subito, come vedete. Come vedete, è abbastanza fluido, anche se è anche qua perché ancora c'è soltanto un maialino, ma se andiamo a livelli dove diciamo il livello è più complesso e rileviamo qualche scatto. Comunque, come vedete, il gioco è tutto molto miniaturizzato, quindi appena vedete, cerchiamo di avere una visione complessiva, diventa veramente antipatico andare a prendere gli uccellini da tirare. Quindi diciamo non è un telefono proprio ideale per i giochi. Se volete vi faccio vedere, che so, anche Worms, che è un po' più pesante, e gira bene, si riesce a giocare. Qualche scatto ovviamente ci sta, però si riesce a giocare, anche se al solito il problema è che è troppo piccolo lo schermo. Peccato, perché come potenza alla fine siamo a quella lì del Salsa, e io vi avevo fatto vedere il Salsa, che è esclusi i giochi più pesanti dove c'è il problema della risoluzione. Esclusi quelli si giocava tranquillamente. Qua invece si potrebbe giocare abbastanza bene se non si fa i pignoli sugli scatti, però le dimensioni dello schermo, veramente gli occhi ne risentono, così come la precisione con le dita. Vedete, il gioco si riesce a giocare abbastanza fluido. E vabbè, navigatore, non so, non ve lo faccio vedere perché tanto qua poi non prenderebbe bene il segnale, però si riesce ad utilizzare Sigic. Nelle ultime versioni sapete che è tutto in 3D, molto, molto pesante, eppure riesce a girare dignitosamente. Però in auto questo schermo così piccolo rende la navigazione, guardare la mappa, veramente è antipatico. Quindi non è proprio adattissimo ad essere utilizzato come navigatore GPS, anche se il fix del segnale è rapido. Peccato, peccato. Volevo far vedere una cosa simpatica, che gli accessori sono bianchi, quindi abbinati come colore al telefono, e questo lo ritengo carino. Quindi, tirando un po'
somme di questo telefono. Allora, un telefono che a me piace molto. Allora, mi piace molto esteticamente e lo sto usando davvero con piacere, che è molto intuitivo, molto rapido. Se volete messaggiare, scrivere mail, navigare su internet, è davvero comodo. Cioè, io mando moltissime mail, questa tastiera per me è qualcosa di eccezionale rispetto a quella touch. Su Sensation certe volte mi secco a rispondere alle mail se la risposta è troppo lunga, perché la tastiera touch, nonostante lo schermo sia ampio, è sempre touch. Qua rispondo, scrivo cose lunghissime su Facebook, sulle mail, messaggi, con piacere. Cioè è divertente usare il telefono per scrivere. E cosa invece diversa se vogliamo usare il telefono per giocare o come navigatore, perché a quel punto è lo schermo piccolo dà decisamente fastidio. Poi, per quanto riguarda la durata della batteria, sono soddisfatto. Si oso dire che si potrebbero arrivare a 3 giorni se non si usa wifi, quindi né non si usa internet, quindi solo messaggi e telefono, senza andare troppo a aprire applicazioni. Un uso normale, direi che 2 giorni sicuro. 3 giorni ci si potrebbe arrivare, se non avete troppe sincronizzazioni cose e cose variative. Però la giornata vi garantisco che la si fa. Quindi da questo punto di vista ottimo, perché alla fine quello che consuma di più in questi telefoni Android, diciamocelo, è lo schermo. Qua lo schermo è piccolo e di conseguenza il consumo di batteria è decisamente ridotto. Quindi ottima tastiera, ottima batteria, è bello, materiali solidi, buoni. L'unica potenza discreta, mentre come contro abbiamo la potenza discreta, cioè appunto dipende cosa ci volete fare col telefono, la potenza potrebbe non essere sufficiente. E lo schermo molto piccolo, anche qui dipende da cosa dovete fare col telefono. Spero di non avervi annoiato, spero di essere stato utile. E un saluto a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com.